Riccardo Calimani, buongiorno Buongiorno a voi. e benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontarci il suo ultimo libro. Anzi, più che benvenuto, bentornato. Bentornato perché noi, Riccardo Calimani, nel corso del tempo l'abbiamo incontrato in questa trasmissione, era il 1998. Quanto tempo è passato? Ed era il libro che lei aveva scritto intitolato Gesù Ebreo, sempre per Mondadori. Riccardo Calimani, leggo nel risvolto di copertina. Si è laureato in ingegneria elettrotecnica all'Università di Padova ed in filosofia della scienza all'Università di Venezia. Ecco, tra l'ingegneria elettrotecnica e la filosofia della scienza, Riccardo Calemani, che rapporto passa? Il perché di questa sua doppia scelta? Perché da un punto di vista personale mi sarebbe piaciuto entrare nell'università, ma siccome all'università si entra per cooptazione, si chiama concorso formalmente, ma è una cooptazione, e io non sono stato cooptato. E da allora comincia il tempo della ricerca e arriviamo all'ultimo suo libro, ovvero una ricerca, come sempre, molto approfondita, Storia della Repubblica di Venezia, la Serenissima dalle origini alla caduta. Qui stiamo parlando di un tempo importante che va, se non ricordo male, spero di non sbagliarmi, dal 1100 e 7 avanti Cristo fino al 1797. Una storia straordinaria quella che ci racconta Riccardo Calimani. Ed è una storia importante perché quello che abbiamo scoperto, tra le altre cose, in questo libro che è composto da circa 700 pagine, è che la storia della Repubblica di Venezia ci permette in filigrana, ma nemmeno poi così tanto in filigrana, in prospettiva, di comprendere anche la storia di oggi. Da che cosa si è mossa la sua ricerca per raccontare in questo libro la storia della Repubblica di Venezia, Riccardo Calimani? Io sono un curioso, sono sempre stato un lettore accanito, ho sempre pensato, forse anche qualche volta facendo molti errori, che potevo occuparmi di cose estremamente diverse tra di loro, ma che in qualche modo erano legate nel campo del sapere in generale. Per cui con un itinerario un po' atipico mi sono laureato in ingegneria, in filosofia. Scrivo libri di storia per pura curiosità, perché seguo i miei interessi e le mie curiosità e devo dire anche che qualche volta col Gesù Ebreo e col Paolo successivo e con tanti altri libri grandi soddisfazioni. Mi sono misurato con la storia di Venezia perché esistono già sul mercato brillantissime storie di Venezia, c'è un'enciclopedia in oltre 10 volumoni grossi, ci sono libri di grandi storici. Quello che però secondo me mancava o perlomeno poteva essere interessante era una sintesi che non si lasciasse prendere dal mito di Venezia, ma che con tranquillità analizzasse un punto singolare nella storia d'Europa, perché Venezia non ha mai avuto re o principi o papi, ma è sempre stata governata, non certo democraticamente, ma per molti secoli, da una aristocrazia intelligente ed illuminata che ha trasformato questa città come un punto di riferimento tra la storia dell'Occidente e la storia dell'Oriente. E questa è una singolarità formidabile. Io sono veneziano, questo per certi aspetti è un handicap, perché solo chi viene da fuori conosce la realtà di un luogo, perché chi viene da fuori scopre questo luogo e ne coglie le singolarità. Io, essendo veneziano, credevo di sapere tutto di Venezia e quando mi sono immerso in letture,
contrastanti e corroboranti, ho capito che volevo impossessarmi della storia della mia città e della mia città. E penso, perlomeno da un punto di vista personale, di esserci riuscito. Riccardo Calimani, in esergo di questo suo libro, lei pone tre frasi, una di Benjamin Disraeli, l'altra di Jacob Burckhardt e poi il detto veneto. Io vorrei soffermarmi sulle parole di Burckhardt. Venezia, la città della calma apparente e del silenzio politico. Ecco, in questa frase c'è veramente la storia di quello che lei racconta, la città della calma e del silenzio politico, ma qui la politica ha rappresentato veramente qualcosa di molto forte. Non ha mai gridato la Repubblica di Venezia, è sempre stata molto, molto apparentemente calma, quasi in un silenzio, ma in questo suo apparente silenzio ha dimostrato di essere in una storia veramente piena di illuminazioni. Sì, è proprio così. Burckhardt ha colto uno degli aspetti più importanti della storia veneziana. Tutto veniva fatto, o quasi tutto, diciamo, con grande maturità, con grande riflessione. Naturalmente ci sono stati anche momenti di crisi, intendiamoci, nulla è un idilio, soprattutto qua nella politica internazionale delle grandi potenze. Però c'è stato per molti secoli un equilibrio di fondo e del resto, se voi venite a Venezia e guardate la città oggi, capite facilmente che si trattava di una grande capitale e di una grande potenza mondiale. Però in maniera diversa da come accadevano le congiure di palazzo in tutta Europa. Le congiure di palazzo che ovviamente hanno toccato anche la storia della Repubblica di Venezia, la Serenissima così chiamata. Ma se qualcuno, lo chiedo a lei come veneziano e come storico della città di Venezia, ma se qualcuno le chiedesse, Riccardo Calimani, in che modo io posso comprendere oggi quella Venezia d'un tempo attraverso il turismo, per esempio oggi molto mordi e fuggi, in che modo io posso almeno carpire un respiro di quel tempo, al di là della visione degli straordinari monumenti? Allora, prima di tutto io mi definisco un nano sulla testa di giganti che ha approfittato di tutto quello che è stato scritto prima e quindi ho la speranza di aver dato un valore aggiunto a un libro a cui ho lavorato molto. Secondo, per capire Venezia bisogna perdersi in Venezia, non seguire le grandi folle, non seguire gli itinerari prestabiliti, ma camminare. Camminare, camminare, camminare. Ed è tutto evidente che venire qui qualche giorno, mordi e fuggi, serve poco. Certo, è evidente che fare una passeggiata lungo il Canal Grande in vaporetto è già un'esperienza unica, ma è anche evidente che si coglie soltanto un piccolo aspetto di una grande realtà. Come dare un aiuto allo sviluppo e alla conservazione di questa città? Beh, ci vorrebbero più progetti presentati, discussi dai cittadini e dal potere politico. Tutto questo non accade, ma non è che non accade solo a Venezia, non accade in tutta Italia, perché tutto il nostro paese dimostra che non esistono progetti politici su cui riflettere, ma piccole lotte di potere, visioni politiche miopi e francamente insoddisfacenti. L'atmosfera generale della nostra Repubblica non può non riflettersi anche nei confronti di una città come Venezia che, essendo particolarmente delicata, avrebbe bisogno di cure
di attenzione, di fantasia e di grande riflessione. Lei poco fa, Riccardo Calimani, in apertura di conversazione ci ha detto che Venezia è sempre stata governata da una aristocrazia illuminata, mentre ci ha detto che oggi manca una progettualità culturale, ma non solo a Venezia, ma in tutta l'Italia e forse non solo. Ecco, da una parte un tempo l'aristocrazia poteva fare e disfare, poteva disporre anche di visioni illuminate. Oggi, con tutte le possibilità che abbiamo, me lo sono chiesto diverse volte leggendo la sua storia della Repubblica di Venezia, in che modo noi oggi e perché noi oggi, soprattutto le istituzioni, non si riesce a capire e comprendere qualcosa dal passato. Ora, questo suo libro ci racconta molto di quello che noi potremmo ancora fare oggi per Venezia. Ma non solo per Venezia, per tutto il Mediterraneo, perché l'Italia è un paese straordinario che è collocato nel centro del Mediterraneo e questa sua posizione baricentrica sarebbe di già un elemento di grande fortuna. E purtroppo non funziona. Se voi leggete i giornali in questi giorni, ahimè, è qualcosa di al di là delle simpatie politiche individuali, il quadro è di una grande tristezza. E vorrei aggiungere, per tornare a Venezia, che l'aristocrazia a poco si rattrappì e rimase alla fine della storia della Repubblica di Venezia una oligarchia. Venezia non fu conquistata, bastò un soffio da lontano lanciato dalle armate francesi del generale Bonaparte, bastò quel soffio a far cadere un castello di carte, perché la Repubblica non aveva più quella vitalità e quella forza che aveva dimostrato nei secoli passati. Vorrei tornare al mito di Venezia, perché se parliamo di mito, sicuramente la parola Venezia, San Marco, i Dogi, la Serenissima, sono veramente a casa loro. Certi miti, scrive lei Riccardo Calimani, sono stati persino creatori di realtà e hanno modellato la storia veneziana. E qui ci agganciamo a quello che diceva poco fa lei a proposito del passato e del presente. Che cosa hanno prodotto i miti creando realtà per Venezia? Il mito, ma il mito è acritico, è inossidabile, non può in qualche maniera essere analizzato. Il mito di Venezia è fortissimo e diffuso e naturalmente non corrisponde alla realtà, o meglio, rappresenta solo una parte della realtà di Venezia. Che la storia di Venezia abbia elementi mitici è indubbio. Che possa ridursi a un mito dimenticando la realtà non conviene. A proposito di mito, non possiamo far riferimento, e giustamente ponendola nel mito attraverso questa storia della Repubblica di Venezia, il riferimento ad architetti, pittori, letterati, compositori e soprattutto nel Cinquecento, dopo che è stata inventata la stampa, Venezia è diventata veramente un punto di riferimento, la stampa a caratteri mobili ovviamente, ed è diventata la capitale mondiale del libro. Ecco, quindi un altro punto di riferimento necessario per comprendere la vitalità e la forza culturale e soprattutto anche da parte dei veneziani. L'estrema possibilità di essere dei visionari e di guardare oltremodo la realtà e quindi creare il futuro, questo è stato il bene dei veneziani. Non c'è dubbio, d'altra parte essere la capitale mondiale del libro permise la nascita di un'industria che vendeva libri in tutta Europa. E vorrei aggiungere che nel Settecento, periodo di declino politico, in realtà la fioritura intellettuale a Venezia si mantenne vivace.
Certo, non basta la fioritura intellettuale per salvaguardare la difesa di una città da molte insidie. Agli inizi del Cinquecento la Spagna, la Francia, l'Austria e il Papato cercarono di distruggere Venezia e Venezia riuscì a sopravvivere. Alla fine del Settecento bastò un soffio e il castello di Carte cadde miseramente. Il castello di Carte cadde miseramente. Come? Prima Venezia era una repubblica importante e molto robusta, grazie all'oligarchia che si era creata. Si è del tutto indebolita la potenza marinara, prima impero coloniale, che si confrontava veramente con il mondo, con gli stati europei, con la Chiesa di Roma e con l'Oriente soprattutto, perché Venezia era il punto di riferimento dell'Oriente, era veramente lo snodo da un punto di vista commerciale, ma non solo commerciale, ma soprattutto culturale, tra ciò che era la cultura orientale e ciò che era la cultura dell'Occidente. Queste caratteristiche sono molto singolari e uniche, vanno apprezzate e sulla base di una visione non elegiaca, non mitica del passato, sarebbe bello costruire il futuro, ma ahimè. Nel 1500 Parigi aveva 150.000 abitanti e Venezia aveva 150.000 abitanti. Oggi Parigi ha qualche milione di abitanti e Venezia ha 50.000 abitanti, un po' vecchiotti e magari malandati. Temo che non ci siano le risorse e poi soprattutto non esiste coraggio politico, fantasia e qualche elemento visionario che potrebbe dare a questa città ancora oggi uno spazio nella storia del mondo. Riccardo Calimani, perché una storia durata più o meno 10 secoli, quindi non solo quisquiglie, 10 secoli sono importanti. Lei ci ha già detto che la storia della Serenissima si è chiusa grazie a questo marasma politico, a questa oligarchia, a questa debolezza sempre più forte. Ma perché, pur essendo durata 10 secoli, oggi non sentiamo il respiro dal punto di vista della progettualità? Io insisto in questa contemporaneità, il tema della progettualità culturale di Venezia, che sì, importante oggi, perché Venezia ha una vitalità culturale importante, ma forse non così... Facciata, è un palcoscenico, non è più una produzione autentica, ma è un palcoscenico. Però se è un palcoscenico, dietro le quinte ci sarà un'attività culturale, ci sarà chi crea un copione, una sceneggiatura, chi organizza. E secondo lei, da veneziano, questo che lei definisce palcoscenico è semplicemente, per così dire, più che palcoscenico, una vetrina e nulla più? Una vetrina, ma vede, soffriamo dei mali dell'Italia e quindi non siamo distanti dall'Italia. In Italia un vero dibattito culturale mi pare che sia assente, mentre in Francia si azzuffano, fanno polemiche, e qui da noi sono tutti gli intellettuali, sono tutti tranquilli. E aggiungo che non che in Francia la politica vada bene, ma il sistema politico in qualche modo ha una certa direzione. Qui da noi, in questo momento, forse complice anche l'arrivo di nuove tecnologie che hanno distrutto vecchi criteri, vecchi modi di pensare e che portano a un'accelerazione in tutti i campi, siamo all'improvvisazione, siamo al trionfo del bla bla e quindi è difficile vedere vero progetto, perché poi giustamente qualcuno potrebbe dire: e perché Venezia va aiutata e non aiutiamo la Sicilia, che pure ha una storia fino al 1500 di grandissima civiltà, oppure non aiutiamo Roma, che mi pare in condizioni molto complicate.
Insomma, voglio dire, ci sono molte realtà sofferenti, il mondo moderno appare più spinto da forze interne, endogene, e non piuttosto da riflessioni di quadro di ampio respiro. Temo che sia un difetto dei tempi, e fatalmente Venezia, che attrae i turisti, permette a molti di guadagnare su questo scenario di favola, e tutti credono che basti questo forse, oppure si illudono che per il momento si possa andare avanti così. Venezia avrebbe un grande ruolo, come peraltro lo avrebbe l'Italia, solo che ci vorrebbero, come si dice, ci vorrebbero tanti uomini di buona volontà. Tanti uomini di buona volontà, e noi ne scopriamo uno, Riccardo Calimani, Enrico Dandolo. Eh sì, è vero, ma è passato, ci vorrebbero uomini di buona volontà contemporanei. E certo, e in che lei ci ha fatto scoprire questa straordinaria figura di Dandolo, uno dei dogi. Quanti sono stati i dogi, tra l'altro, a Venezia? Non mi ricordo. 120. 120. Ecco, e credo sono, che... Sono segnati tutti nell'appendice. Nell'appendice ci sono tutti quanti. Ecco, e credo che fra i 120 dogi, Dandolo forse è uno dei più importanti. Sì, ce ne sono tanti di significativi, anche alcuni che hanno durato poco in tempo, con un arco temporale ristretto, che poi si sono fatti valere. Anche la figura del doge non è, come si crede di solito, immutabile, ma ha avuto nel corso dei secoli una interessante evoluzione. Non ve la racconto, vi lascio scoprirla pagina dopo pagina, ma è un'evoluzione di grande interesse, perché la figura del doge non è mai stata uguale a se stessa. Non è mai stata uguale a se stessa, però c'era una continuità fra tutti o quasi tutti, per cui la linea culturale di Venezia, la linea artistica, la linea anche storica della Serenissima è stata per molto tempo una linea che ha avuto veramente una portanza importante. Ecco, prego. Lungimirante, questa è stata una cosa importante, ed è una parola, la lungimiranza, che ahi noi oggi le nostre istituzioni faticano a ritrovare. Che cosa ne dicono i suoi lettori di questa storia della Repubblica di Venezia, Riccardo Calimani? Ma l'accoglienza è stata buona, direi. Devo dire che sono anche un po' viziato, perché ho scritto una storia del ghetto di Venezia che risale a qualche decennio fa, che continua ad avere attenzione. Ho scritto un libro difficilissimo come Il Gesù ebreo e il successivo su Paolo di Tarso, che continuano ad avere una attenzione particolare. E quindi forse sono anche un po' viziato. Devo dire che questo non è stato il libro più difficile, semmai la difficoltà era, ripeto, nano sulla testa dei giganti, tener conto di tutto quello che hanno scritto valenti specialisti in materia e farne tesoro, perché chi scrive deve essere anche un pochino un grande ladro, e cioè non credere che tutto venga da dentro di se stesso, ma affidarsi a un confronto di idee con altri autori e con altri esponenti culturali. Poi naturalmente chi scrive sceglie la propria strada, ma è una strada impervia tra sollecitazioni di autori qualificati e differenti. Nel caso di Venezia esistono storie di Venezia molto ampie, un po' datate, e che con cui mi sono confrontato, e mi pare, ripeto, che questo libro prometta bene.
Riccardo Calimani, lei abita a Venezia e dove va a passeggiare a Venezia? Dove si trova bene a casa sua, nella sua città di Venezia? Dappertutto. La cosa importante è perdersi tra le calli, perché se ci si perde tra le calli dove non c'è tanta gente, si può pensare. E una delle cose che Venezia permette di fare è pensare. Se c'è un'automobile o devi passare un passaggio pedonale, non puoi pensare perché se no l'automobile ti viene addosso. Qui, quando si cammina per strada, non ti viene addosso quasi nessuno, salvo le folli di turisti che seguono una bandierina, ma se ti togli dai due o tre percorsi più frequentati, puoi pensare. E Venezia permette, col suo silenzio, con i suoi ritmi, di pensare. C'è un angolo di Venezia, Riccardo Calimani, che nessuno proprio va a vedere, e invece quell'angolo, quella casa, quel posto gronda di storia, di umanità, di cultura, di arte. Ne sono tanti, tutto il pianeta grande, ogni piccolo pezzetto racconta una storia infinita. Le calli che si nascondono e che si rincorrono sono un momento della storia del popolo veneziano, che fu un popolo straordinario. Il luogo a cui io sono intimamente affezionato è il ghetto di Venezia, perché la mia famiglia arrivò a Venezia agli inizi del 500, i miei genitori sono nati nel ghetto di Venezia, io sono il primo che è nato fuori dal ghetto di Venezia, a 100 metri dal ghetto. E la prima cosa che mi colpì per motivi familiari era la storia del ghetto di Venezia, che è il primo ghetto del mondo. E quella storia è emblematica di un rapporto tra una minoranza ebraica e una aristocrazia trionfante, che si confrontarono o trovarono un accordo. Naturalmente da una parte c'era la forza, dall'altra la forza non c'era, ma fu un accordo leale che durò dal 1516 al 1797, con la caduta della Repubblica. E quindi questo è il luogo, diciamo, a cui inizialmente io ero affezionato. Ma come dice un intellettuale ebreo tedesco, Löb, Baruch alias Ludwig Verne, io sono legato a un piccolo quartiere, ma sono cittadino del mondo, e Venezia è una città del mondo. Venezia è una città del mondo, come tutte quante le città dovrebbero essere. Prima di salutarci, Riccardo Calimani, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni devo rimettere un po' in sesto le mie idee, perché ho raccolto moltissimi libri prima di partire per le vacanze, poi ho preso qualche classico per portarlo in montagna, ma siccome io ho una grande biblioteca, numerosi libri, in questo momento devo mettere a posto il disordine estivo e quindi non ho fatto letture particolari. L'estate per me è un momento di riposo e ricarico le pile. Cerco di non affaticare più di tanto la testa e, come dire, come se fossi nell'acqua salata, come si fa il morto per non nuotare. Allora, finita l'estate, mi trovo circondato da montagne di fogli, di annotazioni,
e devo cercare di riprendere un ritmo naturale. Devo dire che mi pare che il mercato italiano si stia svegliando, quindi ci sono letture sia di argomento politico, storico, e sia qualche buon romanzo. Diciamo che mi pare che mentre in primavera ho visto un po' di crisi, un po' asfittico, adesso mi pare invece che il mercato si stia svegliando. Contrariamente a una volta che leggevo un libro alla volta, adesso tendo ad avere più libri sul tavolino, in camera da letto quando sto per dormire, e adesso ricomincerò a lavorare, quindi ricomincerò a leggere. Riccardo Calimani, autore del libro Storia della Repubblica di Venezia, La Serenissima, dalle origini alla caduta, edizioni Mondadori. La ringraziamo veramente, Riccardo Calimani, del tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi. Buona giornata. Buona giornata. Arrivederci.